Mi disturbate? Non mi disturbate, sto dormendo. Aiuto! Non mi disturbate. Ralfino sta per cominciare sempre curiosa. Che facciamo? Cominciamo senza di te? Che si fa? Sigla? E vabbè, noi cominciamo, Ti aspettiamo. Ma mi sembra che non. Vedo un occhio. Ah, un occhio! Vabbè, allora sigla, Tu fai un po' come vuoi. Amici di Sempre Curiosa, eccoci qui, come state? Bentornati in questo nuovo appuntamento. Oggi davvero molto molto speciale. Intanto avete visto il nostro piccolo Ralfino che si nascondeva così sotto la sua zampetta molto timido. Oggi non so per quale ragione si intravedeva il suo occhietto vispo e vabbè, lo lasciamo a riposo. Anche se, come dicevo, questo appuntamento molto speciale, ci saranno tanti amici. Oggi ci dedicheremo ad un sentimento, il sentimento dell'allegria. E ci saranno appunto, dicevo, tanti amici, tanti ospiti che con noi condivideranno l'amicizia, l'allegria, il buon umore e la felicità. Perché, vi chiederete? Beh, perché per prima cosa ci vogliono bene, come voi da casa, spero. Seconda cosa, in questi giorni si celebra a livello mondiale la giornata internazionale dell'allegria. E allora noi, come sempre curiosa, volevamo accodarci e celebrare questo giorno perché è un po' anche il mood di Sempre Curiosa, questo spirito positivo. La felicità fa parte di questo programma, il buon umore, l'ottimismo, insomma, lo sapete, no? In questo appuntamento ci sono sempre notizie positive, c'è sempre il sorriso e quindi ci sembrava carino dedicare il programma a questo sentimento perché la felicità fa bene allo spirito. E allora le figure che abbiamo ospitato oggi nel loro ambito cercheranno di dare il loro punto di vista proprio in merito all'allegria. A partire da, vediamo un po'. Che cosa succede per prima cosa? Ecco, partiamo dal campo medico. Eh sì, oggi viene a trovarci la nostra amica Rossella Boccardo. L'allegria nel campo medico, nel campo del benessere, prima cosa. Beh, che cosa fa scaturire la felicità, il buon umore nel nostro corpo, nel nostro fisico? Sicuramente la serotonina. E allora ce lo racconta la nostra amica Rossella Boccardo. Sempre curiosa, qui con Joy, sempre curiosa. Buongiorno amici di Sempre Curiosa, questi sono giorni che parlano di felicità o comunque di buon umore. Cos'è che ci dà di solito buon umore? A qualcuno di noi è andare a comprare qualcosa di nuovo, tagliarsi i capelli. E perché no? Tante volte quando noi donne riusciamo ad avere 5 minuti per noi e riuscire a fare un bel trucco, a noi dà molta soddisfazione. Così come qualcuno di noi ha bisogno di mangiare dei carboidrati per tirarsi sul morale. Questo ha una spiegazione, ovviamente. I carboidrati hanno un precursore, hanno una proteina che è un precursore della serotonina e la serotonina viene chiamata l'ormone della felicità. Ecco perché mangiare carboidrati ci fa stare così bene. Personalmente, per me la felicità è stare con le persone che amo, è stare con i miei animali ed è stare con la natura. E per voi la felicità cos'è?
grazie ancora alla nostra amica Rossella Boccardo. È proprio vero che la serotonina ha un potere pazzesco in noi. Le cose che ci piacciono ci fanno stare bene, che siano esse il cibo, che siano, qualcosa legato al movimento, che siano andare a comprare qualcosa che ci piace, che siano stare con gli amici o fare qualsiasi altro tipo di attività. Insomma, quello che ci piace ci fa stare bene ed è legato quindi anche alla nostra salute mentale e alla nostra salute fisica. Qui ci sono degli studi scientifici che lo provano e l'ONU ha istituito questa giornata internazionale che cade il 1° di agosto proprio per questo. È riconosciuto, l'idea è proprio quella, perché c'è un potere positivo che ha la felicità di scaturire il potere nella nostra salute mentale ma anche nella nostra salute fisica. Ecco perché noi oggi stiamo parlando di allegria, di felicità, di potere positivo, come dicevo, e ne parliamo con tanti amici, perché la felicità sta in tante cose, l'allegria sta in tantissime cose, anche negli amici. Ed è così che noi adesso vogliamo parlare di amici. Noi ne abbiamo tanti e siamo stati con degli amici in questi giorni e abbiamo voluto dedicare un po' di tempo anche a loro. E allora andiamo a vedere che cosa è successo davvero di pazzesco in un posto in mezzo ai boschi, e poi come è andata a finire lo vedremo nella seconda parte di Sempre Curiosa. Comunque l'allegria, davvero la felicità nella nostra vita è passare tanto tempo anche e soprattutto insieme ai nostri amici. Sempre curiosa, qui con Gio, sempre curiosa. Amici di Sempre Curiosa, siamo in viaggio verso nuove avventure con Guido, Isa. Ciao amici. E Brunino là dietro, non lo vedo. Ciao. Eccolo lì. Fatti vedere, Bru. Eccolo lì. Stanno succedendo tantissime cose. Sì, fenomeni paranormali. Paranormale. Di tutto. Esplorazioni, esportazioni, ti dico delle cose terribili, bestiali. Musiche da viaggio, stiamo anche cantando e fantasticando, perché il viaggio è anche questo, è vero o no ragazzi? Sì, è fantasticare, è vero. Di diventare ricchi. Viaggi insieme, fantasticando, tutto quello che ci garba. Amici. La divisione e felicità. Che bello, che bello. Condividere la felicità e il denaro. E poi se vinciamo tanto un bel laghetto con le carpe koi, perché portano soldi e fortuna. È vero, perché? Perché? Perché il tema della puntata di oggi, di Sempre Curiosa, era anche l'allegria. L'allegria. Esatto. L'allegria. E quindi, insomma, l'allegria porta anche a fantasticare, a quello che uno vorrebbe avere nella propria esistenza, nella propria vita. E nella propria vita ci sono gli amici sicuramente, e in questo momento noi stiamo condividendo in amicizia un momento gaio. Gioioso, gaio. Chissà se arriveremo mai alla meta, questa è la prossima puntata, però stiamo vagando con felicità. Abbiamo fame. Stiamo cercando, dovremmo diventare miliardari. Stiamo andando in un posto che non sappiamo ancora se troveremo, ma ve lo faremo sapere. In un posto nel verde, come vedete siamo circondati da verde, che forse troveremo. Ci sarà il seguito di questo video per scoprire se avremo trovato la destinazione finale e poi soprattutto se avremo trovato anche il cibo tanto desiderato e aspirato. Stiamo facendo 424 km per un piatto di ravioli. Mamma se mia. Non ci trova il cibo gli azzaniamo la gola. Ora diventa un film di Quentin Tarantino. Cosa non si fa per un piatto di ravioli? Perché un piatto di ravioli ci dona tanta allegria. Ciao amici, ciao ragazzi, un saluto. Bruno? Ciao, scusate, stavo cercando di far funzionare l'orologio spaziale. Che te ne frega, sei in macchina, ma te ne frega.
E quando si è con gli amici forse si sa come comincia, ma non si sa mai come finisce. Staremo a vedere nella seconda parte della puntata come è andata a finire, ma non vi garantisco nulla. Comunque va bene, le pazze storie delle compagnie. Allora, il nostro percorso nell'allegria e appunto in questa puntata dedicata alla giornata internazionale dell'allegria, della felicità, di questo spirito positivo continua e la parola allegria mi ha fatto venire in mente un personaggio italiano iconico, davvero importante soprattutto per la storia della televisione italiana, uno e uno solo. Unico Mike Buongiorno, che ha fatto davvero, come dicevo, la storia della nostra TV, lui che è stato il primo presentatore della RAI nel 1954 e che è stato il re del telequiz. Non potevo non chiamare Claudio Gambaro per raccontarci un po' di Mike, soprattutto per ricordarlo nella maniera giusta. E allora andiamo a sentire come ce lo ha voluto ricordare. Allora, amici di Sempre Curiosa, in questa puntata si sta parlando di allegria, da quanto ho capito, e quindi io non posso fare altro che dare il mio modesto contributo parlando di Mike Buongiorno, quindi un piccolo bignami sul re del telequiz, anche se è molto complicato realizzare un bignami video parlando del grande Mike. Intanto devo dire che ci sono un sacco di passioni che accomunano me e Mike Buongiorno. Infatti Mike ha sempre avuto una grande dedizione per il mondo del giornalismo fin dall'inizio della sua carriera negli anni 40 e poi anche lui ha cominciato dalla radio. Infatti nel 1946 Mike Buongiorno ha realizzato le prime collaborazioni con le emittenti radiofoniche dell'epoca. Poi ovviamente il grande successo è arrivato negli anni 50 con Lascia o raddoppia, un gioco a quiz, un gioco a premi che catalizzava l'attenzione degli italiani ogni giovedì sera davanti alla TV. TV che era veramente agli albori, esisteva da pochissimi anni. Addirittura il successo fu talmente grande che un principe della risata come Antonio De Curtis, ovvero Totò, realizzò anche una parodia di Lascia o raddoppia proprio con il film Totò Lascia o raddoppia. E da lì, insomma, fu proprio una ascesa incredibile. Mike Buongiorno divenne l'idolo un po' di tutti gli italiani, di tutte le italiane. E si andava a casa di chi aveva la TV per seguire gli spettacoli di Mike Buongiorno, che non erano soltanto i telequiz, ma anche il Festival di Sanremo. Lui ne ha condotti tantissimi, fino al successo quello veramente grande, quello degli anni 70 con il Rischia Tutto, con Scommettiamo, e poi con, a proposito di Scommettiamo, con una scommessa che Mike fece con se stesso, ovvero la Fininvest. Erano i primissimi anni 80, Mike Buongiorno realizzò il Gioca Quiz Bis e il grande Corrado realizzò invece il Pranzo è Servito. E poi arrivarono ancora altri grandi show del giovedì sera, da Super Flash a Pentathlon e poi ovviamente Telemike, che forse fu il Gioca Quiz più famoso, con i numeri di audience veramente altissimi. E qui eravamo già negli anni 80-90. Ad oggi non esiste un personaggio come lui e speriamo nel futuro, ok? La cosa più interessante, la cosa più bella, la cosa che non dimenticheremo mai è ovviamente il suo grido, allegria. Grande e unico, inimitabile Mike Buongiorno, lui che di allegria nella nostra televisione ne ha portata davvero tanta, tantissima.
Un abbraccio grandissimo anche a Claudio Gambaro per averci fatto questo ritratto memorabile di Mike Buongiorno. Grazie, grazie, grazie davvero tante. Cari amici, voi non scappate perché Sempre Curiosa continua fra poco nella seconda parte, dove noi torneremo a parlare ancora di allegria e avremo degli altri amici, degli altri ospiti. Parleremo di musica, lo faremo con un altro caro amico, il nostro maestro di musica, il nostro direttore d'orchestra Francesco Mancuso, quindi cambieremo atmosfera, un'atmosfera molto elegante, parleremo di allegro e poi torneremo anche con altri amici per scoprire come è andata a finire tra cibo e sagre. E allora non potete non tornare nel nostro appuntamento di Sempre Curiosa. A fra poco.